Un giovane piccione viveva a Bra, sui tetti del museo Palazzo Traversa. Era nato e cresciuto lì. Un giorno, giocando con i suoi fratelli, cadde in un buco del tetto e si ritrovò nel magazzino del museo, pieno di oggetti antichi e vecchie foto della città. Oh, un aviatore! Mi chiamo Manissero, ma per tutti sono la Libellula Rossa, specialista in acrobazie aeree. Ehi, aspettami! Vieni qui accanto a me, guarda e impara come si vola. L'aviatore iniziò ad esibirsi in numeri pericolosissimi. Poi, giunto sul centro della città, lasciò cadere migliaia di volantini. Miau! I piccioni non sanno più volare? Beh, vorrei vedere te. Miau! Li hai lanciati tu? No, è stata Libellula Rossa. Presto, fate largo! Il circo di Baffolone sta arrivando a Bra! Un circo? Il piccione si rialzò, incredulo. Cosa doveva ancora succedere? Avviso a tutti i braidesi! Un toro inferocito è fuggito dalla fiera zootecnica! È pericolosissimo! Attenzione! Corre verso la stazione! Ora si dirige verso il centro città! Fermatelo con qualsiasi mezzo! Buongiorno, piccione! Hai dei problemi? Insomma, perché stai fuggendo? Non voglio mica trasformarmi in una salsiccia. Ora voglio godermi la mia libertà. Vieni, ti porto in un posto bellissimo. Si inerpicarono su per una collina, verso una costruzione curiosa a pianta ottagonale. Al piccione sembrava piuttosto un'astronave aliena, forse atterrata per scoprire il segreto della salsiccia di Bra. Il piccione a quel punto non aveva alcun dubbio. Sapeva cosa doveva fare. Indossò un cappellino rosso e scese in strada. Venite a scoprire le meraviglie di Bra e le sue incredibili storie. Visite guidate a buon prezzo.